Sono Elisa, sono di Vetralla e questa è la mia casa d'infanzia. Da quando sono piccola ho sempre avuto episodi di presenze comunque in questa casa o di comunque anomalie. E mi è capitato da quando sono piccola di vedere passaggi di ombre oppure manifestazioni anche solo di voci che potevano essere voci familiari, quindi di mia madre che comunque non era presente in casa in quel momento, o di persone specialmente femminili che io non conosco personalmente. Ho vissuto particolari esperienze, soprattutto nella stanza, quindi nella mia camera. La prima che mi ricordo bene era quando nel periodo dell'adolescenza avevo un armadio d'antiquariato di legno che spesso al cui interno avvenivano dei rumori strani. E pensando comunque fosse il legno, non ho mai dato peso fino a che una sera mi sono svegliata di colpo perché avevo sentito una risata abbastanza intensa e un'immagine di un essere comunque sembrava un'ombra brutto con le corna che rideva e quando mi sono svegliata l'armadio è crollato. Sempre in camera, nel sonno, ho avuto la sensazione che qualcuno mi tenesse i polsi e quando mi sono svegliata ho visto un'immagine di fronte a me di un essere, comunque non so definirlo se maschio o femmina, molto evanescente, quindi sembrava quasi grigio, che rideva e che mi afferrava le braccia senza che io potessi muovermi. Nella sala dell'abitazione dell'appartamento dei miei genitori e a un certo punto il cameraman ha sentito un suono in sottofondo, una musica. Non le abbiamo dato subito peso perché la sentivamo tutti, sembrava quasi una suoneria di un cellulare o comunque una sorta di carillon, visto che noi avevamo alcune casettine d'arredo sul camino, pensavamo provenissero da lì o da delle casse del Dolby Surround, però abbiamo constatato che né dalle casette che erano spente e le casse anche erano prive di alimentazione, fatto silenzio tutti per capire se effettivamente quale fosse la fonte, la provenienza di questa musica e abbiamo riscontrato comunque che era un suono ovattato, comunque simile a un carillon e sembrava quasi dalla mia borsa, però poi di punto in bianco ha smesso, quindi non avevamo né cellulari con noi, non c'erano altre fonti come TV o radio accese. Questa casa in origine era un casale di caccia che poi è diventato rifugio dei tedeschi durante la guerra, per poi diventare residenza estiva della contessa Ludmilla Vinci, originaria dell'Emilia-Romagna, e trascorreva qui le estati. E dava libero accesso a tutte le persone del paese per visitare il giardino, per passeggiare e conversare. Quindi era anche una persona abbastanza generosa. Dopodiché, i miei genitori con i miei zii hanno deciso di acquistare questo castello poiché la contessa morì e non lasciò eredi. Nel periodo intercorso tra la morte della contessa e l'acquisto del castello da parte della mia famiglia, si dice che alcuni gruppi di ragazzi entrassero liberamente in questa casa per effettuare delle sedute spiritiche. Penso che ci sia comunque da approfondire su queste esperienze perché in base a degli studi e comunque a quello poi che abbiamo detto con il gruppo, con il GIAP di Roma, forse questi sono fenomeni non legati per forza a presenze negative o positive, ma sicuramente sono degli accumuli di energia di un
una struttura, comunque di una casa che è qui ormai da secoli. Ciao, io sono Ornella, la mamma di Elisa, già raccontato gli episodi e posso dirvi quello che è accaduto a me. Quando Elisa era piccolina e stava nella culla, svegliandomi alle 3 di notte per la poppata, ho visto un'ombra accanto proprio alla culletta di un uomo, ma senza aver paura e niente. Poi di continuo sento, vedo delle ombre, spesso questo, oppure un giorno mi chiamavo e parlavo con la figlia, pensavo che fosse lei, continuavo il discorso, invece mi rendo conto, cambiando la stanza, che cercavo di lei e non c'era. Mi sono affacciata alla finestra, neanche la macchina, quindi parlavo a vuoto, ma la voce era lei proprio che mi chiamava e mi diceva lascio le chiavi qui. L'esperienza che mi ha più colpita era un pomeriggio, guardavo la televisione presa su quello che stavo guardando, entra mia figlia con un'amica e ho chiesto di fare silenzio che mancava poco alla fine e volevo ascoltare il tutto e continuo a parlare, dico guarda che finisce e secondo me si era seduta questa amica vicino, accanto a me, vicino al divano. E sentivo la sua presenza, però dicevo scusami, intanto finisco a vedere. Poi mi giro, invece questa amica non c'era e ho visto l'abito di questa presenza accanto a me. E lì mi sono spaventata un pochino. Abbiamo deciso di contattare il GF di Roma anche per curiosità, per vedere se queste sensazioni sono solo sensazioni o c'è qualche entità. Qualcuno ci ha ascoltato o ci ha seguito, comunque ha osservato quello che stavamo facendo. Riesci a sentirci? Posso chiederti di avvicinarti qui, in questo luogo dove siamo scesi adesso? Saremmo curiosi di riuscire a capire se questo luogo è sempre stata una cantina o se è stato usato per altri fini. Puoi fare un rumore o darci un segno tangibile? Per rispondere alle domande che adesso ti farò. Quindi un colpo o comunque un segno, come ad esempio spengere una di queste luci o avvicinarsi o parlare addirittura per dire sì. Avete sentito? Questo luogo è stato utilizzato anche come luogo di ritrovo di alcune persone. Sulle pareti di questa stanza ci sono delle nicchie scavate nella roccia. Servivano perché al loro interno veniva messo qualche cosa? Il pavimento che stiamo calpestando adesso è sempre stato a questo livello? Ma questi scatti dietro di te, Giancarlo? Gli scatti? Ho sentito rumori, tutto ho sentito. Ma ogni sempre ogni domanda.
No, io ho sentito solo questo. A questa no, infatti è da prima che si sente sempre. Ma hai qualcosa tipo in mano, che No, scatta, è dietro, ho una torcia spinta e qui dall'angolo, dietro dietro di c'è. te io lo sento Paolo, non Io so. non ho individuato la zona, è da quella zona da poco. C'è un bicchiere di plastica, ma non penso che No, possa sento scricchiolare da solo. una specie di scatto Sì, di. il tic l'ho sentito anch'io, però viene sicuramente dalla parte opposta a me, però non so esattamente che Io zona. ti L'ho dico la sentito più verità, non l'ho volte sentito dietro mai. Giampaolo, però ti parlo, ecco, Proviamo, aspettate, alla. provo pure a posare la torcia, tante volte non volendo la tocco. Per terra non c'è niente a portare. No. Allora, se il metodo che vuoi utilizzare per rispondere è provare a spegnere quella luce, servono delle risposte immediate alle domande che facciamo, per riuscire a capire se è la torcia che funziona male o se sei tu che provi ad assorbire energia. Quindi ti chiedo, per provare a rispondere sì, di assorbire l'energia di quella luce, ma immediatamente dopo la domanda, e se ci riesci addirittura a spengerla completamente. Sei un uomo? Allontanati un attimo dalla luce, lasciala all'intensità che aveva in precedenza, io ti faccio una nuova domanda. Sei una donna? Cos'era? Sentito un colpo Sì, forte. io non so. Sentito Stavolta però vicino. dalla vostra parte. Sì, l'ho sentito vicino a Dietro me. giusto? Io sono qui in alto, ma non. Forse non c'è nessuno a bordo. Se sei una donna, puoi provare a spingerla del tutto con la torcia. Completamente. Ti diamo fastidio. Cos'era? No, Che era? Uno? Niente, ho sentito qua vicino a me. io qui per le Sì, scale. Vero? forte, forte proprio, Giusto, Sì, l'ho sentito eh? anch'io, ho Molto sentito rauco, molto qualcosa rauco. anche No, io ho dopo. sentito due cose Io ho insieme, sentito dopo, tipo una Sì, ho specie di sentito un no lamento. rauco. Io ho sentito prima del no un rumore qui vicino a me, Il lamento chiaro, dopo. e poi ho sentito dopo il lamento. Sei affezionata a questo luogo? Perché sei ancora qui? C'è qualcosa di materiale, un oggetto che ti lega ancora a questo posto? O forse non sei legata a un oggetto, ma semplicemente a questo luogo? Sei stata proprietaria o proprietario di questo luogo? Se sì, prova a spengere quella luce. Hai lavorato qui? Eri una governante? Sopra. Da sopra, è la seconda volta. Eri una dama di compagnia? Eri
spengere quella torcia, di interagire con quella torcia. Adesso è ferma, quindi si suppone che prima qualcuno ci stesse un po' giochicchiando, no? Allora, se magari ti piace giochicchiare, forse sei un bambino o una bambina, sei più piccolo, non sei un adulto. Sei tu che fuori, o siete voi che fuori giocate ancora con la palla, che girate intorno alla casa. Saliti dalle cantine al piano terra. Siamo in una sala che prima era adibita come piccola chiesetta, insomma un luogo di ritrovo religioso per gli attimi di preghiera della famiglia, insomma, che viveva inizialmente qui. All'interno del castello. Abbiamo appena lasciato un luogo, quello giù delle cantine, dove questa torcia, che adesso è ferma, è immobile, non dà alcun segno di cedimento, in realtà sotto vacillava molto. Se c'è qualcuno legato a questo luogo, come prima sembra aver dimostrato, era legato solo alla parte lì bassa, in quel luogo un po' particolare, quella cantina un po' particolare con quelle nicchie, o è legato a tutta la struttura? Quindi anche qui può darci una risposta a questa domanda, magari interagendo sempre con la luce. C'è qualcuno che è legato a questo luogo, a queste mura? Puoi farcelo capire in qualche modo, con un rumore. O interagendo con le luci. Senti, era un po' di là. Se la tua intenzione era di rispondere con un rumore, che comunque si è sentito, però sarebbe più gradito un rumore un po' più evidente, quindi un po' più forte. Posso chiederti quindi di nuovamente di farcelo capire in qualche modo, o con un rumore più forte o sempre interagendo con le luci? Io camminavo, sì. No. Esatto. di qua tutto di qua si sente, sotto l'ho sentito, no. Esatto, tu cammina piano, piccoli sì. Passi tu stai? Sì, l'ho sentito, tre passi. Entrando in questo ambiente, non solo questo della chiesetta, ma diciamo in questo appartamento al piano terra, c'era stata una sensazione come di un bisbigliare proprio lì all'entrata al corridoio. Adesso si sentono dei piccoli passi. Se c'è qualcuno, possiamo chiedere di entrare qui insieme a noi e non rimanere sul corridoio, o comunque, se vuole rimanere nel corridoio, di farci sentire la propria presenza in quel luogo con un colpo, con dei passi più decisi. Le alternative sono tre per noi fondamentali. Uno, farcelo capire con, come è successo anche sotto, forse, con l'intensità della torcia.
che in questo caso da quando siamo arrivati è sempre rimasta ferma. Potete farlo in questo momento in cui lo chiedo, potete interagire assorbendo o aumentando l'intensità di questa luce che è presente qui sul tavolo? Seconda alternativa, potete fare un rumore, che magari anche non in questa stanza se non volete stare qui, ma sempre vicino a noi, che noi possiamo dire e prenderlo come una risposta, non la dovete fare nel momento in cui io termino di parlare. Ho sentito anch'io. Che cos'era? No? Non saprei dire. Hai sentito già? No, non anch'io. No. Io ho sentito bene. No? Ok, allora, effettivamente è successo non appena ho finito la domanda, poi la risentiremo con calma, e mi spiace doverlo richiedere, ma se questa è la seconda forma che avete scelto, potete rifare un rumore, se possibile anche più evidente di questo che avete fatto precedentemente, nel momento in cui io termino di parlare? Grazie. Sono molto deboli, però cascano sempre al termine della domanda. Allora, non insisto su questo aspetto. Il terzo aspetto che potete usare è, e magari noi non lo sentiamo sul momento, è comunque provare a dire qualcosa con tutta la forza e l'energia che avete, in modo che rimanga impresso negli strumenti che noi siamo qui e abbiamo portato qui con noi. Lo dovete fare però adesso, in modo che possiamo percepirlo anche in un secondo momento. C'è qualcuno qui con noi o che ci ha seguito fino a qui? Può darci un segno della sua presenza? No, raga, buoni. Chi c'è all'angolo? All'angolo? Illuminate l'angolo cioè, dietro di te, Armando, uno ha fatto ciao con la mano, cioè, proprio così. Non so, l'avete visto? Mamma, pure che ti sei girato. L'hai vista pure tu, signora? No, io però mamma si è girata proprio verso Armando in questo momento. Non sentivo parlare. Cioè, io ho visto come uno che faceva ciao dietro no, Armando. No, a me non mi sa. Cioè, assurdo. Io sentivo un fruscio a sinistra. Ecco, devo essere sincero. Lei ha guardato il fruscio, ho visto uno che faceva ciao. E siccome che era un atteggiamento impossibile in questa situazione che qualcuno saluta, sentivo solo un fruscio, infatti volevo chiedere se tu c'era le cuffie, se lo sentiva un fruscio a sinistra, proprio come un fruscio. Non l'ho sentito, però continuo a sentire rumori da la cucina. Ma vogliamo chiudere la porta della cucina così? Ma no, non sono rumori della cucina, sembrava rumori di qualcosa. In questo luogo oggi e anche prima succedono cose strane, troppo strane. Abbiamo avuto un gioco che sembrava lanciato, non sembrava un gioco, anche un gioco insomma che veniva colpito da un gatto, perché in realtà il gatto che è presente qui nella casa
per tutto il giorno non ha mai manifestato un comportamento di voler giocare con qualcosa, più che altro era un comportamento di nascondersi, girarci attorno, ma non ha mai manifestato un comportamento giocoso, quindi di andare a giocare con qualcosa. Eppure per un attimo è sembrato rincorrere questo oggetto. Adesso non è stato chiaro perché non abbiamo visto se è stato lanciato dal gatto e poi per rincorrerlo o l'esatta dinamica. Fatto sta che poco dopo quello si è cominciata a percepire in questa stanza una musichetta, una specie di carillon, non una musica comune, era molto particolare. Poi tutti ci siamo orientati in un punto preciso, un punto dove non c'era nulla in realtà, però si sentiva la musica. E questa sera torniamo qui e tra vari rumori e rumoretti qualcuno sembra che ci ha salutato, così sembrava, o comunque posso prendere la mia parte di che forse ho visto male, però in quel momento, mentre io vedevo questo, una persona sentiva proprio lì, in quel punto, che era? Io ho sentito una cosa pesante da sentire. Sì, sentita. Molto pesante. Ma avete sentito? Un respiro molto pesante. Io sì, anche io. Un respiro pesante. Sì, veniva da questa parte. No. Questo sospiro che è stato netto, però effettivamente non sembrava qui tra i presenti, perché siamo tutti qui vicino, uno di fronte all'altro. Sembrava invece da un punto dove non c'è nessuno. Era forse perché sto scocciando? Può capitare che magari parlo troppo. Quindi era un sospiro per dire basta. Oppure era un interesse in quello che dicevo, era un confermare. Stavo appunto dicendo che c'è chi ha sentito, mentre io vedevo qualcosa, in quel momento lì accanto la persona ha sentito un qualcosa muoversi. Un'altra persona si è girata di colpo proprio perché anche lei ha percepito che sta succedendo qualcosa in quell'angolo. Se questo è il tuo modo di manifestare anche un ricordo, perché a me quello che sembra di percepire qui sono tutti rumori, ma legati a tempo passato, dei carillon, dei telefoni di qualche decennio fa. Mi sembra di capire che non c'è nulla di recente. Oh, questo sei te? Questo che cos'era? Fondamentalmente era molto simile anche a quello che si è sentito prima, ma molto debole prima, adesso molto più forte. D'altronde stavamo chiedendo di fare qualcosa che potessero sentire tutti. Il problema è quello di farlo più forte, perché Gianpa non sente. Quindi ma questa cosa mi comincia a preoccupare abbastanza. Ma questa è la parte di Gianpa. Io carino, per esempio, forse che dalla parte nostra adesso sentono? Sì, però la cosa strana è ecco, che per esempio oggi il carillon, che era forte per tutti, la signora non lo sentiva. Io non l'ho sentito. Ed era forte per tutti. Sì, 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 se vedi che sceglie da chi farsi sentire, mettete tutti. Allora, ci siamo spostati nell'ultimo piano dell'abitazione. Ci siamo spostati dopo. Che cosa? La batteria sta a 80 e arriva a 0. Che batteria di che? La camera. Ce n'è una per la sì, io voglio. La cambiamo subito, prima iniziamo. Stati nell'ultimo piano della vita.
spostati dopo che nel piano inferiore abbiamo sentito dei lamenti, dei sospiri. In una delle zone, probabilmente tra le più attive dell'abitazione, dove gli abitanti dell'abitazione hanno percepito più volte, insomma, delle anomalie, delle esperienze strane. Siamo nell'ultima sessione e vogliamo chiederti o chiedervi se siete presenti anche in questo, su questo piano. Se ci state seguendo, se state seguendo il nostro operato, quello che stiamo facendo, il nostro tentativo di metterci in contatto con voi. Potete continuare con questi rumori anche in questa parte dell'abitazione o utilizzare quelle luci che sono sul tavolo. Abbiamo ingombrato la stanza con molti oggetti, molte valigie, molti... Qualcuno ha lasciato il cellulare acceso? No. Okay. Ho sentito il rumore del cellulare, della chiamata del cellulare. Ricontrollate tutti? Sto sul tavolo da stamattina, da oggi pomeriggio, quindi l'ho spento. Io ecco, guarda qua, controllo quello che ho. Poi spento, è mio. Spento. Ci sta. Tutti spenti? Sì. Registrazione WP. Si è sentito il rumore di un cellulare, come di una chiamata del cellulare. Un accenno. Che è stato? È quello di prima. Sì. Stavolta sono riuscito a sentire pure io. Come forte era. Allora, silenzio ragazzi, silenzio. Ti diverte, ti interessa quello di cui stiamo parlando? Sei tu che riesci, o voi, che riuscite a riprodurre questi rumori? Che scaricate le batterie come è successo a Giuseppe? Che sospirate, che fate strani versi? Molto curioso come quest'oggi abbiamo sentito delle musiche . Abbiamo sentito squillare un telefono, abbiamo sentito adesso un rumore di un cellulare ed è una cosa praticamente impossibile perché nessuno di noi aveva il cellulare acceso. Quindi presuppongo che la tua esistenza su questo piano sia molto vicina alla nostra o che comunque la tua conoscenza degli oggetti che riproduci, che forse dei rumori che forse sei riuscito a riprodurre, è qualcosa di noto a te o a voi. Non possono essere semplici coincidenze, sono rumori che fanno parte del passato, di un passato non troppo lontano, ma comunque di un passato. Forse di un passato al quale siete legati. Volete comunicarci qualcosa? Volete dirci qualcosa? Lasciarci un messaggio, semplicemente. Che non sia un mugolio, che sia un lamento. Anche un saluto, come è stato quello che è stato fatto, quello che ha visto Paolo. Una richiesta. Un messaggio qualsiasi.
riuscite a spostare un oggetto in questa stanza? A muovervi in questa stanza? Abbiamo sentito molti rumori di passi in tutto il in tutta l'abitazione. Potete rifarlo. Se invece proprio vi abbiamo stancato, vi ho stancato, potete rallentarvi. Dire quello che pensate. Dire basta.